E alla fine le mezze parole, i sussurri, i riferimenti poco chiari prendono la forma di un nome e cognome, quello dell'ex presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, ora parlamentare del PDL, che un giornale locale, Il Mattino di Padova, asserisce avere una partecipazione azionaria in una delle tante società che confluiscono in Adria Infrastrutture, l'impresa legata alla Mantovani, finita nello scandalo che ha portato all'arresto dell'allora amministratore delegato Pier Giorgio Baita e anche dell'ex segretaria di Galan, quella Claudia Minutillo, amministratrice proprio di Adria Infrastrutture. Un filo sottile che non implica nulla, ma evoca scenari futuri simili all'apertura di un vaso di Pandora, quello che le fiamme gialle di Padova e Venezia stanno cercando di rovesciare con i due filoni d'inchiesta che riguardano appunto Baita, imputato di frode fiscale, quello più recente che ha fatto finire ai domiciliari Giovanni Mazzacurati, ex presidente del consorzio Venezia Nuova per turbativa d'asta. Il sistema delle grandi opere pubbliche in Veneto colpito al cuore, un sistema che man mano che gli inquirenti svolgono la matassa intricatissima tra imprese e assegnazione degli appalti negli ultimi 20 anni sembra avere più di qualche ombra. E se l'intreccio tra imprese grandi e piccole è stato svelato, ora la Procura di Venezia vuole verificare se i fondi neri accumulati con l'evasione fiscale siano serviti a ungere le ruote della politica e di quale politica. E a proposito di opere pubbliche e ricorsi in tribunale, il Comune di Venezia ha perso la causa con Est Capital, cordata che doveva acquistare l'ex ospedale al mare e che poi ha rinunciato chiedendo la restituzione a Cafarsetti di 31 milioni di euro, soldi che ora le casse municipali dovranno far uscire, aggravando il patto di stabilità.